È un piacere, peccato non farti 4-5 chilometri. Bellissima, improvvisata è bella. Anna Maria ed Eletta sono state le prime passeggere della Pari Bike, la bici dei nonni, donata a Comune di Treviso e Isra da un'azienda edile di Postioma di Paese per consentire agli anziani di tornare a fare quello che la pandemia ha bruscamente impedito. Una piccola compera, un giro al mercato, a bordo di un mezzo a pedalata assistita condotto da familiari o dai volontari. La presentazione del progetto Libertà senza età alla Loggia dei 300, poi il primo a sedersi in sella è stato il sindaco Mario Conte. Nel frattempo che pedalavo sentivo le due signore che si chiedevano: ma lei dove abita, cosa fa stasera, il caffè, e guarda Antena 3, non guarda Antena 3? E allora è un'esperienza per loro conviviale, per me per dimagrire un pochino, fare un po' di bicicletta, un po' di moto. La sperimentazione partirà nel mese di agosto con gli anziani autosufficienti della Casa Albergo Salce di Borgo Mazzini, due i percorsi tra cui scegliere. Uno di tipo naturalistico lungo l'Alzaia per una passeggiata rilassante, l'altro invece in centro storico per godere sia delle bellezze storico-artistiche che dei servizi, quindi con una serie di punti di interesse che possono essere le chiese ma anche gli uffici postali e le farmacie. Un'opportunità per gli anziani di una certa età di riuscire a stare all'aria aperta, di muoversi velocemente attraverso questo mezzo. L'azienda che ha regalato il mezzo è pronta a donarne altri quattro. Dietro al gesto della famiglia Parisotto c'è un'esperienza personale legata al Covid, contratto dalla sorella suora, Ornella, in una casa di riposo di Gemona, dove si sono infettate in 80 e 11 non ce l'hanno fatta. Questa vicenda è stato spunto per andare a riportare il sorriso nel volto dei nostri anziani che tanto hanno sofferto.